settore. Torniamo in onda, sono le 13.06 in questo momento. Le immagini che adesso vedrete in diretta sono dal maxi schermo di Saonara, dove si sta tenendo questo momento di preghiera privato. Quindi ora andremo comunque da Cristian Arboito con Alberto Pivetta. Non trionfo, se così si può parlare di un funerale. Ecco, adesso è qui in mezzo a noi. Sì. Questa è una carezza che noi diamo, una carezza, ecco, a questa nostra Giulia prima di salutarla per l'ultima volta. Ecco, fermiamoci proprio con questo spirito. Questo è l'interno della chiesa di San Martino a Saonara, come detto abbiamo visto l'arrivo del corteo funebre dei familiari, anche lì. Esatto, Ferdinando adesso. In doppia finestra, se ci aiuta Francesco, forse possiamo farvi vedere anche quell'abbraccio di cui abbiamo parlato tanto, che ha improvvisamente abbandonato il suo posto e ha attraversato velocemente la navata di Santa Giustina per abbracciare in lacrime Gino Cecchettin poco dopo il rito della comunione. Protagonista della scena Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, lo vedete in questa immagine, vittima del femminicidio a giugno 2021 a Monteveglio in provincia di Bologna. Gualzetti aveva annunciato nei giorni scorsi la sua intenzione a partecipare alle esequie. Mi è venuto spontaneo, ha detto al termine della cerimonia, di fare quel gesto. Giulia non meritava di morire, nessuno merita di perdere così una figlia. Alla domanda se si incontrerà con Gino per qualche iniziativa comune, ha detto che ci siamo scambiati i numeri di telefono e ci sentiremo. Eccoli qua, i due, e il papà di Chiara in lacrime. Vincenzo Gualzetti aveva detto e scritto: sarà dura, a Gino, nei giorni scorsi. E poi vi ripeto ancora quel sito per aiutare un coordinamento tra le famiglie devastate da un femminicidio e quindi proporre iniziative, le stesse iniziative che ha chiesto fortemente a gran voce questa mattina Gino Cecchettin. Ti voglio leggere un passaggio del discorso del papà di Giulia. Anche i media giocano un ruolo cruciale da svolgere in modo responsabile. La diffusione di notizie distorte e sensazionalistiche non solo alimenta un'atmosfera morbosa dando spazio a sciacalli e complottisti, ma può anche contribuire a perpetuare comportamenti violenti. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo, non aiuta ad abbattere le barriere. Secondo me c'è molto in questo messaggio, con delicatezza e classe, ma anche determinazione, di quel che è successo negli ultimi giorni, no? E sì, qui con tutta probabilità il riferimento è alle frasi pronunciate dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che aveva attaccato la sorella di Giulia, Elena, la sorella di Giulia, che aveva parlato di cultura dello stupro, aveva parlato di una civiltà del patriarcato, aveva parlato di omicidio di Stato, e Valdegamberi si era scagliato contro Elena ed era stato a sua volta poi attaccato in consiglio regionale da molti esponenti della stessa maggioranza, che ne avevano chiesto le dimissioni, e tra questi lo stesso presidente Zaia, Alberto Villanova. Ma Ferdinando, il discorso del padre di Giulia è esemplare soprattutto per la mancanza di qualsiasi nota di rancore o di rabbia, no? Qualche altro genitore di una ragazza trucidata a 22 anni non avrebbe saputo trattenere una buona dose di aggressività. E Gino Cecchettin a questo non è arrivato, proprio perché la formazione della famiglia, ricordiamo, tu parlavi prima della mamma che era molto religiosa, questa è una famiglia che ha trasmesso ai suoi figli l'amore per il prossimo, il rispetto, l'altruismo, questo rappresentava Giulia. Questo ovviamente non vuol dire
che questo sfogo mancato di rabbia non si traduca poi nella determinazione nell'ottenere giustizia, no? Lo stesso Gino Cecchettin con molta fermezza ha detto: voglio che sia dimostrato anche lo stalkeraggio, perché qui adesso partirà il processo e partirà la ricostruzione dei fatti nei tribunali, e quindi bisognerà stabilire soprattutto se c'è stata premeditazione. Ecco una parola che ha detto Gino Cecchettin, ha detto: me l'hanno tolta con crudeltà. Questa è stata l'unica nota così molto puntuale, molto forte rispetto alla morte di sua figlia, in rapporto alla crudeltà che è stata accertata in autopsia, fatta sul corpo della vittima. Di Giulia, la mia Giulia, ci è stata sottratta in modo crudele, ma la sua morte può, anzi deve essere il punto di svolta per porre fine alla terribile piaga della violenza sulle donne. Poi quel pensiero era così completato: trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo non aiuta ad abbattere le barriere. Perché da questo tipo di violenza, che è solo apparentemente personale e insensata, si esce soltanto sentendoci tutti coinvolti, anche quando sarebbe facile sentirsi assolti. Poi c'è un altro passaggio, io non lo so, è chiaro se si possa leggere un riferimento anche alla famiglia di Filippo Turetta, di certo a tutte le famiglie. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce un dialogo sereno, perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, ad una sessualità libera da ogni possesso, libera da ogni possesso, e all'amore vero che cerca solo il bene dell'altro, no? Questi sono altri passaggi. Esatto, anche la comprensione per la famiglia, che ha espresso anche in altre occasioni. Il Monsignor Claudio Cipolla ha parlato proprio di pace anche per Filippo, no? Quindi anche questo, sia pure in una tragedia, che si è reso responsabile di un delitto così atroce, la Chiesa ovviamente fa la sua parte e cerca di trovare soluzioni di pace anche per coloro che hanno commesso questi reati. Comprensione da parte quindi di Monsignor Cipolla, anche della famiglia di Filippo Turetta, devastata da un fatto che non si sarebbero mai aspettati. Adesso, prima di tornare dai nostri inviati, volevo, appunto, citava adesso il direttore, farvi risentire un estratto dell'omelia di Monsignor Cipolla, vescovo di Padova. Forse voi giovani potete osare di più rispetto al passato. Avete a disposizione le università e gli studi. Avete possibilità di incontri e confronti a livello internazionale. Avete più opportunità e benessere rispetto a 50 anni fa. Nella libertà potete amare meglio e di più. Questa è la vostra vocazione. E questa può e deve diventare la vostra felicità. Su questa strada ci incontreremo e potremo aiutarci. Si incontreranno i giovani e Dio, i giovani e il Vangelo. L'amore non è un generico sentimento buonista, quindi. Non si sottrae alla verità, non sfugge la fatica di conoscere e di educare se stessi. È empatia che genera solidarietà, accordo di anime e corpi nutrito di idealità comuni, compassione che nell'ascolto dell'altro trova la via per spezzare l'autoreferenzialità e il narcisismo. Se questo è il nostro sogno, se cerchiamo germogli di speranza e di amore, avvertiamo però tutti la fatica di questo lavoro interiore. La nostra fragilità rende corto il respiro della speranza e precaria la tenuta dei nostri amori. Attesa, speranza, amore sono la nostra vita bella. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco.
cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. Per questo abbiamo bisogno di concorrere per riuscire a trasformare quella cultura che ancora li rende possibili. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. Il volto di Giulia è stato sottratto alla nostra vista. Resta impresso nell'affetto e nella memoria di chi l'ha conosciuta e apprezzata. Così il Vescovo di Padova, Monsignor Cipolla. Andiamo subito a Chiara Gaiani e Federico Cibotto, così ci dà anche modo di salutare e ringraziare i nostri colleghi. Chiara. Sì, noi vi restituiamo l'immagine di questo Prato della Valle che è tornato alla normalità. Le persone che hanno partecipato al funerale di Giulia erano arrivate anche a ridosso dell'isola Memmia, hanno già iniziato a smontare anche uno dei due maxi schermi che sono stati installati. Ecco, è stata davvero una mattinata ricca di emozioni, ma ricca anche di tanto calore, quel calore che si è stretto qui sul sagrato della Basilica di Santa Giustina alla famiglia di Giulia Cecchettini. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica in questa lunga mattina. Intanto dalla terrazza dell'ex foro vi restituisco la linea. Li vedete laggiù inquadrati, Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio invece ancora sul sagrato, poi vi faremo risentire anche il momento dell'uscita del feretro con quei minuti di rumore. Vai Ilaria. Sì, eccoci qui. Allora, vedete, ormai non c'è più nessuno. Prato della Valle, che fino a poco fa era pieno di persone, ora si è svuotato, proprio come quando abbiamo iniziato questa mattina alle 9, e così anche qui il sagrato della chiesa. Però quello che è successo qui questa mattina, la presenza di migliaia di persone, lascerà sicuramente un segno indelebile, e questo l'abbiamo visto tutti. Grazie Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio, qui vedete anche le immagini di Saonara in diretta, andremo subito lì tra poco, una funzione privata come sapete, quindi a maggior ragione rispetto, ma anche qui c'è un maxi schermo comunque per consentire ai tanti di vivere l'emozione di questo saluto. Valentina. Noi vi salutiamo mostrando la gigantografia di Giulia Cecchettin che è ancora qui sulla facciata della Basilica di Santa Giustina. Lo sguardo di Giulia rivolto all'orizzonte, rivolto alla vita, alla progettualità, come lo ha ricordato anche il Vescovo Cipolla nella sua omelia. Impressionante oggi il sagrato, la piazza e quei 5 minuti di rumore che sono stati davvero, anche per chi era qui come noi a seguire i funerali, veramente si è sentito l'abbraccio della gente alla famiglia Cecchettin in questo ultimo addio, questo ultimo saluto a Giulia. Un calore che nonostante questa fredda, freddissima giornata padovana ha riscaldato il cuore di tutti. Grazie a Valentina Visettin e Cristian Roque Aiene anche a voi per il lavoro di questa mattina. Pochi istanti pubblicità e torneremo a Saonara e con i commenti del direttore Baccialli. A tra poco.
Questo è il muro del rumore che ha investito la famiglia di Giulia poco fa, circa un'ora fa, all'uscita dalla Basilica di Santa Giustina, questo momento davvero toccante tra i tanti vissuti questa mattina per salutare Giulia Cecchettin, dare forza alla sua famiglia. Andiamo in diretta da Cristian Arboit, Alberto Pivetta a Saonara, dove, ricordo, si sta tenendo questo ulteriore momento di preghiera, ma privato. Cristian. Sì, Ferdinando, eccoci. Allora, le persone stanno confluendo qui nel cuore di Saonara gradualmente. È un giorno lavorativo, è un giorno anche particolarmente freddo, ma l'affetto di Saonara non sta mancando nei confronti della famiglia Cecchettin, nei confronti della famiglia Camerotto, che è molto conosciuta qui in paese. Ci sono le note del pianoforte, una preghiera in musica quella che sta accompagnando Saonara verso l'ultimo saluto a Giulia, che nel primo pomeriggio verso le 15 potrà riabbracciare la madre Monica nel cimitero qui poco distante. Preghiera, una preghiera che sta coinvolgendo l'intera comunità, che proseguirà alle 14 con una funzione, con la lettura di alcuni passi di Vangelo. Ci sono tante persone, tanti giovani, è giusto sottolineare questo, tante ragazze, tanti ragazzi. C'è Merildo, ecco, tu vuoi darci una tua riflessione su questa giornata? Tu conosci in particolar modo lo zio Andrea. Lo zio Andrea, sono forti, stanno soffrendo tanto e che si può dire? Personalmente in questo caso mi vergogno di essere un uomo per quello che sia successo a Giulia. Bisogna cambiare in tutti gli aspetti. Non si può andare avanti così, portare un fiocco rosso per una persona di 22 anni che è venuta a mancare. Che altro dire? Ti chiedo, la comunità di Saonara starà accanto alla famiglia, starà accanto allo zio, alla papagina? Certamente, con lo zio sono in contatto. Più di stargli vicino non possiamo altro che fare. Per quello siamo tutti quanti qua. Grazie. Grazie davvero. Buongiorno signori, siamo in diretta, proprio una riflessione su questa giornata, se ve la sentite di condividere un pensiero, preferisci di no. Ecco, noi ovviamente ci avviciniamo a queste persone che ovviamente ognuna porta un proprio ricordo, un proprio pensiero. Ci sono tante lacrime composte, dignitose e di dignità. Abbiamo parlato fin dalle prime ore di questa mattina, quando abbiamo raccontato la partenza del feretro dall'obitorio di Padova. Come vedi, stanno arrivando diversi residenti qua di Saonara, non solo di Saonara, stanno prendendo posizione anche tanti giovani, i giovani all'interno della chiesa, anche all'interno della chiesa stanno salendo proprio sul pulpito, sull'altare, e quindi si stanno preparando per la funzione delle 14. Che dire, Ferdinando, direttore, con Alberto Pivetta. Grazie per il vostro lavoro, Cristian. Dalla piazza di Saonara. Noi continueremo a rimanere qui a raccontare questa giornata. Grazie, grazie. Ora è il momento appunto per la famiglia. E poi, come detto tante volte, Giulia starà accanto alla mamma Monica da oggi. Sì, adesso spenti i riflettori, Ferdinando, speriamo che tutto non passi, come si suol dire, in cavalleria, che, come diceva il padre di Giulia, Gino, anche l'informazione faccia la sua parte, no? Un'informazione equilibrata, seria, documentata. Certi spettacoli in televisione dove si dà la
si dà proprio la possibilità a tanti personaggi di esprimere violenza, anche solo verbale, andrebbero tolti di mezzo. I social, siamo in un'era in cui tanti ragazzi sono dipendenti dalle tecnologie e purtroppo le tecnologie danno il peggio, anche se possono essere molto utili. Oggi è stata una giornata comunque importantissima per dare proprio un cambio di rotta. Direi che potremmo parafrasare una frase di un nostro collega giornalista: oggi il cielo è rosa sopra il Veneto. Grazie al direttore delle televisioni del Gruppo Media Nord-Est, Luigi Bacialli, per essere stato con noi questa mattinata. Grazie a te, Ferdinando, grazie. E a tutta la squadra, coordinata oggi da Lina Paronetto. Saluto ancora una volta Francesco Cerone, Alessandro Garanziera e Fabio Falliero. In regia, grazie a tutti. Adesso il meteo e poi gli approfondimenti dedicati alla sanità nei programmi della nostra emittente. Tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. È uno scenario meteo decisamente invernale e instabile. La responsabile è una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 5 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza coperto, avremo precipitazioni dapprima estese, già di mattina in diradamento e solo locali poi nel corso del pomeriggio, quando prevarranno le schiarite. Le temperature saranno in lieve aumento e con andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con piogge moderate un po' ovunque, più abbondanti sulle zone costiere. Sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri all'incirca, possibili schiarite un po' ovunque entro sera. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse al mattino, graduali schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 3 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.